Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale Giallo per Due. E se siete affezionati ascoltatori, vi ringraziamo per l'ennesima volta per essere con noi. Se siete nuovi ascoltatori, benvenuti. E il caso di cui vi parlerò quest'oggi è un caso molto particolare. Nel senso che di solito ci siamo occupati di delitti ancora irrisolti. Noi l'abbiamo intitolato Il Fuggiasco. È una storia che probabilmente dividerà a metà tra innocentisti e colpevolisti. Non è un delitto ancora irrisolto, come vi ho detto. Per la giustizia esiste una sentenza che è passata in giudicato e il nome di un colpevole. Il delitto è avvenuto anni or sono ed è quello di Margherita Magello. L'assassino per la legge ha un'identità, si chiama Massimo Carlotto. Sì, proprio quel Massimo Carlotto che molti di voi probabilmente conosceranno come stimato e famoso scrittore di noir e gialli. Scopriremo, poi nella sequenza della vicenda, che anche Massimo Carlotto divenne a sua volta una vittima di uno dei casi più controversi della giustizia italiana. Ci sono voluti ben 17 anni e 3 mesi, 11 processi per far luce, forse, o per addensare ulteriori ombre su questo caso. Tutto inizia a Padova il 20 gennaio del 1976. In quella Padova nera, centro di una delle più grandi colonne armate del terrorismo di estrema destra. Sono gli anni di piombo che investono anche il Veneto, gli anni in cui a cavallo tra il 1970 e il 1980 si registrano a Padova le notti dei fuochi. Sull'ultimo scorcio del decennio incendiano la città, mentre la polizia scheda i militanti della sinistra extraparlamentare. E in questa atmosfera si colloca il delitto, probabilmente passionale, le cui indagini risentono del clima e del pregiudizio politico. È un caso che presenta tante contraddizioni, come vi ho detto prima, e che potrebbe sembrare un enigma perfetto, perché visto da un lato le prove a favore si manifestano in un certo modo, ma le stesse prove si possono manifestare esattamente al contrario. Allora, chi è Margherita Magello, la vittima? È una ragazza di 24 anni, laureanda in lingue e prossima al matrimonio. Sta parlando al telefono con l'amica Silvia Rigotti quando qualcuno suona alla porta. Aspetta, sarà mia madre, dice Margherita l'amica. Che è rimasta in linea riesce a cogliere pezzi di conversazione tra Margherita e lo sconosciuto. Non so se vuole ritornare. Poi la voce di Margherita la congeda. Silvia, una cosa lunga, ti richiamo più tardi. Ecco, queste probabilmente, diciamo probabilmente, sono le ultime parole di Margherita Magello. Carlotto, invece, chi è? Lui ha quasi 20 anni, è un militante di lotta continua e sta passando con la sua bicicletta davanti alla casa di sua sorella. Quel pomeriggio il ragazzo si trova in via Faggin perché sta facendo un'inchiesta sulla droga. Il quartiere Arcella è pieno di spacciatori ai quali il movimento degli studenti ha dichiarato una guerra aperta. Carlotto conosce la zona. Sua sorella vive col marito al civico 27, il tenente Cagni, è il cognato di Massimo Carlotto. Carlotto sente delle grida strazianti provenire dall'interno del palazzo. Sono circa tra le 17:30 e le 18. Cosa fa Massimo Carlotto? Decide di salire e di andare a vedere da dove provengono quelle urla. La porta è aperta e Carlotto entra. Nel ripostiglio dell'appartamento scopre la ragazza nuda, piena di sangue. Nel tentativo di soccorrerla, si sporca di sangue a sua volta. Almeno così dichiarerà poi successivamente. E vedremo che valenza avranno le sue parole.
La vittima è stata colpita con 59 coltellate. Massimo Carlotto racconterà di aver tentato di soccorrere la vittima. Sporco di sangue, invece di chiamare le forze dell'ordine, preso dalla paura, scappa dal luogo del delitto. Quando Maria Giuseppina, la mamma di Margherita, come avete sentito prima dalla presunta telefonata, comunque la telefonata o quanto ha riportato la sua amica, Margherita attendeva veramente la mamma. Quindi la mamma di Margherita scende dal taxi che dalla stazione l'ha portata in via Faggin e sono da poco passate le 18. Alza lo sguardo verso l'abitazione e capisce che qualcosa non va. Le luci sono accese e la porta è spalancata. Incrocia il tenente dell'aeronautica, Paolo Cesare Cagni, di cui vi ho parlato prima, che sta rincasando. I due entrano insieme nella casa, salgono al primo piano e sul letto vedono una camicetta sporca di sangue. Il corpo di Margherita esce dalla cabina armadio. Carlotto parlerà dell'accaduto con due amici e un avvocato che lo convinceranno a presentarsi spontaneamente al comando dei carabinieri. Intorno alle 22 del 20 maggio, Massimo Carlotto in caserma tutto d'un fiato racconta: Margherita è morta tra le mie braccia, ma non sono stato io ad ucciderla. Secondo il suo racconto, i colpi inferti che lui è riuscito a vedere in quel momento coincitato sarebbero 6 o 7. Quali sono state le ultime parole dette dalla vittima a Massimo Carlotto? Secondo la sua deposizione sarebbero le seguenti: che fai? Io ti ho dato tutto. E poi Massimo, Massimo. I militari dell'arma non credono al suo racconto. Per l'accusa, Carlotto conosceva la vittima. Dalla strada era difficile sentire i lamenti della ragazza. Per chi lo accusa, le ultime parole di Margherita sono state pronunciate all'inizio dell'aggressione e non dopo. Carlotto entra in caserma come testimone e ne esce ammanettato. Massimo Carlotto, condannato a 18 anni per l'uccisione di Margherita Magello, esce dal carcere di Padova con un breve permesso per motivi di salute. In questa occasione noi ci facciamo rilasciare da lui il racconto di quella sera che ha completamente stravolto la sua esistenza. Ma mentre transitavo per via Faggin, ad un certo punto ho sentito delle urla laceranti d'aiuto, delle urla laceranti di donna, e mi sono fermato e ho girato la testa verso la fonte di queste grida laceranti e ho visto che era la casa dove abitava mia sorella. Solamente mia sorella sapeva che quel giorno non c'era e ho capito che le urla provenivano dall'appartamento piano sotto. Sono rimasto stupito di questo fatto e ho aspettato un po'. Ho sentito ancora gridare e ho suonato il campanello. Ho atteso, ho sentito ancora gridare, però mi sono spostato sulla destra, ho aperto il cancello del passo carraio, sono avvicinato alla casa. Le due porte, sia quella cancellata in ferro e la porta a vetri, erano aperte e così sono entrato. Ho visitato, seguendo la luce, ho visitato velocemente le stanze del piano terra, perché ho salito le scale. Ho girato a destra, sempre seguendo le luci, ho guardato dentro il bagno, dopodiché ho ricominciato a seguire le luci e sono arrivato in uno sgabuzzino. Lì ho trovato Margherita Magello, ferita, nuda, ferita da 7-8 coltellate, piena di sangue. Mi sono chinato per sorreggerla, ho sentito che ripeteva delle frasi senza senso, come un disco rotto, senza senso per me. Adesso torna mia madre, ti ho dato tutto. Poi a un certo punto mi ha riconosciuto, ha detto Massimo, Massimo, poi ha ricominciato a ripetere come un disco rotto le frasi di prima. Io mi sono avvicinato e a un certo punto lei ha reclinato la testa e mi è sembrata morta. Io allora avevo 19 anni, sono stato
preso dal panico, mi sono ritrovato per strada, con le gambe che correvano, la testa che non pensavo. Ho preso la bicicletta e sono corso, sapevo che a casa mia non c'era nessuno perché mio padre e mio fratello avevano un lavoro, e sono andato a casa della mia ragazza, Francesca. Lì ho visto che non c'era nessuno, sono andato da altri due amici. Sono arrivato lì e ho raccontato il fatto, quello che avevo visto. Anche loro erano molto giovani come me e si sono impauriti più di me, sono stati presi molto dall'atmosfera che emanavo del fatto, e siccome non sapevamo cosa fare, eravamo tutti così, siamo andati, siamo recati dall'avvocato Tosi. Sono arrivato all'avvocato Tosi, intanto mi stavo calmando. L'avvocato Tosi mi ha detto: ma guarda che può darsi che nessuno abbia scoperto il fatto che la ragazza sia ancora viva, bisogna fare qualcosa. E allora ho detto, ma qui sì, è giusto, avvertiamo i carabinieri. Allora sono passato per casa per avvertire mio padre, c'è anche mio fratello, e insieme siamo andati alla caserma patrovale dei carabinieri. Lì sono entrato, ho raccontato il fatto e sono stato immediatamente incriminato. Ma il discorso è questo: io mi sono presentato come testimone, due ore dopo era stato stilato un rapporto dal maggiore Cassella dei carabinieri di Padova in cui c'era tutto, dal movente alla dinamica dell'omicidio, tutto. Quel rapporto è stato mantenuto fino alla fine del processo, cioè hanno ricostruito una storia in due ore, e tutti i giudici, prima il pubblico ministero, poi i giudici istruttori, tutti sono tenuti a quella storia. Qualsiasi elemento che fosse a mio vantaggio, cioè mi discolpasse, è stato completamente cancellato. La loro ricostruzione è questa: io, preso improvvisamente da una spinta irrefrenabile sessuale nei confronti di Margherita Mangello, che in quattro anni avevo visto tre volte di sfuggita, e quindi che non conoscevo affatto, non frequentavo i suoi amici, erano due pianeti completamente diversi, un pomeriggio qualsiasi avrei preso la bicicletta, mi sarei portato in zona Arcella, a casa sua, per fargli delle profferte tipo sessuale. Sarei entrato con la scusa di una chiave che è stata giocata in un posto, poi invece è stata trovata in un altro posto, quindi quello era l'uso e consumo dell'accusa. Avrei fatto queste profferte sessuali, Margherita Mangello mi avrebbe respinto, no? Io l'avrei costretta a denudarsi sotto la minaccia di un'arma e l'avrei uccisa. Questa è la ricostruzione. Ma è una ricostruzione che è assolutamente falsa. Cioè, se sono stati fatti dei processi, scritte migliaia di pagine, su una ricostruzione come minimo parziale. E c'è un elemento che lo dimostra. I periti arrivano alle 19.30 in casa e trovano l'acqua della vasca da bagno tiepida. Quindi significa che allora il delitto era bollente. Il giudice istruttore, nell'interrogatorio, chiede alla signora Mangello, la madre di Margherita, e ai funzionari di polizia se effettivamente un asciugamano grande, blu, di spugna sia stato trovato sotto il cadavere di Margherita Mangello. Ed effettivamente questo asciugamano c'è. I periti lo descrivono come intriso di sangue e bagnato d'acqua. Qui la ricostruzione cade perché la parte civile, la famiglia, l'accusa hanno sempre detto che Margherita Mangello non mi avrebbe mai aperto nuda, seminuda, eccetera. Dice chiaro, lampante, da questo elemento che Margherita Mangello ha aperto il suo aggressore avendo indosso esclusivamente questo asciugamano. Questo elemento dell'asciugamano non compare in nessuna carta, cioè è repertato, esiste nell'interrogatorio, dichiarazione della signora Mangello, ma nessun giudice l'ha mai trattato. E i suoi abiti, signor Carlotto, si sono macchiati di sangue? Ma la sentenza dice che sono lordi di sangue, in realtà la giuria non li ha mai visti, i giurati non hanno mai visionato i vestiti. Perché? La difesa l'ha chiesto ripetutamente, ma i giudici hanno deciso diversamente. Se i giurati, soprattutto quelli popolari, avessero visionato i vestiti, io credo che sarei stato assolto con formula piena in secondo grado.
l'arma del delitto è sparita dal processo. Perché è sparita dal processo? Perché da casa Magello non manca nessun coltello. E nessun coltello, tra l'altro ne hanno riportato uno solo, comunque un tagliacarte, è stato usato per omicidio. Quindi l'assassino ha portato il coltello. Accusarmi di aver portato il coltello significava, come minimo, accusarmi di omicidio premeditato. O quantomeno cadeva in castello l'accusa delle profferte sessuali. Però in sede di condanna, alla fine, quando i giudici spiegano perché mi vengono comminati 18 anni di reclusione, i giudici mi aggravano la pena per questo porto d'arma. Anche perché la questione politica della mia appartenenza alla lotta continua ebbe un'importanza enorme, fin dal primo momento, perché già i carabinieri che dicevano è rosso come il sangue della sua vittima, oppure disse mio padre, ma dice, in fondo non è che sta parlamentare di sinistra come suo figlio, ci si può aspettare di tutto. Ma poi l'hanno scritto, chiare lettere, pagina 38 della sentenza d'appello. Qui c'è scritto che ero un picchiatore dell'ultrasinistra, un personaggio assolutamente socialmente pericoloso che partecipava a manifestazioni pubbliche, ma una cosa gravissima, assolutamente inventata, che schedavo la polizia. Assolutamente inventato. Infatti, se fosse vero, sarei venuto fuori in qualche inchiesta fatta successivamente, qua a Padova, inchiesta sull'ambiente a sinistra, sono moltissimo, il mio nome non è mai apparso. Sono convintissimo che la parte civile sappia che io non sono l'assassino. Sono convintissimo che qualcuno conosca l'identità dell'assassino, perché l'assassino si è certamente ferito con le tracce di sangue trovate nella casa, che non appartengono né a me, né a Margherita Magello, né a nessun altro familiare, abitante della casa. E ne sono convintissimo perché qualcuno, come ho sentito io quelle grida fortissime, laceranti, deve aver sentito. Io in tutti questi anni ho sempre cercato queste persone. Ultimamente, qualche mese fa, ho indirizzato una lettera a tutti gli abitanti di via Faggin, delle vie limitrofe, appunto chiedendo disperatamente che chi sa si rivolgesse ai miei avvocati. Io ho detto anche al padre. Per lui inizia quella che si rivelerà una tormentata vicenda giudiziaria. Vi ho raccontato della serie di processi che ha subito. Ci sono molte lacune nelle indagini. Per esempio, lui non è mai stato schedato come attivista politico, ma Carlotta ha il marchio dell'estremista e in quei tempi era molto importante. Quindi gli inquirenti non indagano altre piste. Le impronte digitali sull'agenda di Margherita non sono state analizzate e sarà restituita l'agenda il giorno seguente senza un'indagine sulle frequentazioni. Avrebbero potuto vedere sull'agenda se ci fossero stati dei numeri e magari seguire qualche altra pista. Di certo non sono stati periziati i guanti di Carlotto, neanche il capello trovato sotto l'unghia della vittima. Nel 1977 Carlotto entra in un'aula del tribunale e dopo aver superato tutti i test psichiatrici subisce il primo processo. Non c'è nessuna violenza sessuale, confermerà l'autopsia, ma il sangue è stato copioso. Gli abiti di Carlotto erano sporchi con poche gocce. Perché Carlotto, quando si è presentato in caserma, non ha omesso le ultime parole della vittima? Parole che sono state usate come un vero e proprio boomerang nei suoi confronti. L'acqua nella vasca era tiepida all'arrivo dei soccorsi e sotto il corpo di Margherita c'era un asciugamano. La ragazza era nuda e stava per fare il bagno. Perché viene trovata la camicetta intrisa di sangue? Quindi l'assassino probabilmente era lo sconosciuto alla porta. Ricordate la telefonata che Margherita Magello stava facendo con l'amica. Se fosse stato Carlotto non gli avrebbe dato del lei con molta probabilità. La difesa di Carlotto si dimostra farraginosa. Sposa la teoria del delitto effettuato in due tempi. L'assassino, secondo gli avvocati di Carlotto, ha colpito in un primo tempo
Ecco perché le impronte che dichiara l'imputato sono solo 6 o 7 pugnalate. Quando Carlotto fugge, inizia il secondo tempo, finisce la vittima e si accanisce colpendola fino ad arrivare a 59 pugnalate. Alla fine di questo tormentato primo processo, Carlotto viene assolto, però per insufficienza di prove. Siamo a 2 anni dal delitto, nel 1978. Avverrà il primo colpo di scena, il verdetto viene ribaltato nel dicembre del 1979 e la Corte d'Appello di Venezia lo condanna a 18 anni di reclusione. 3 anni dopo la Cassazione annulla la condanna e concede il riesame sulla base di una nuova prova. Qual è la nuova prova? Ci sarebbe l'impronta di una scarpa sulla scena del crimine che non è di Carlotto. Sul piede destro della vittima c'era un'impronta e l'assassino l'aveva calpestata. Non poteva essere di Carlotto. Lui dichiara che quel giorno calzava scarponcini di tipo Clark, quelli a suola liscia, incompatibili con quell'impronta. Un nuovo processo e una nuova condanna, a 16 anni. La sentenza verrà confermata dalla Cassazione. Intanto Massimo Carlotto è scomparso. Prima si rifugia in Francia e poi per 3 anni in Messico. È un latitante, un fuggiasco. Ecco perché l'abbiamo titolato così. Solo nel 1985 tornerà in Italia. Per lui si apriranno le porte del carcere. Sconterà in tutto 6 anni di reclusione. Siamo nel 1993. L'allora Presidente della Repubblica Scalfaro firma la grazia. Quella grazia che Carlotto però non aveva mai chiesto, ritenendosi innocente. Saranno i suoi genitori a chiederla, e per motivi di salute. Per i parenti di Margherita Maggello, Massimo Carlotto però è colpevole. Infatti Matteo Riani, figlio della cugina di Margherita, dichiara: Carlotto è stato graziato con l'aiuto di una parte dell'intelligenza di sinistra, la stessa che lo ha coperto durante la latitanza. Matteo Riani va oltre: per 4 sentenze, di cui 2 della Cassazione, fu lui a uccidere, probabilmente in un raptus, dopo aver cercato di abusarne sessualmente. In realtà la grazia del presidente cancella la pena, ma non il reato. Dopo la morte della figlia, Giuseppina Maggello non ha mai perso un'udienza. Lei, Massimo Carlotto, non lo ha mai perdonato. Lo ha sempre cercato di guardare in viso. Alla notizia della grazia, parole pesanti, dichiarerà: succedono cose strane in Italia. Carlotto ha fatto il diavolo a 4, sulla strada ha trovato persino il giudice Carnevale che ha ordinato la revisione del processo. Non ammette l'errore giudiziario la signora Giuseppina Maggello, la mamma, che scaccia come un incubo l'idea che a uccidere Margherita sia stato un altro uomo e grida: ma scherziamo, mia figlia l'ha uccisa lui. Era già un maniaco, era obeso, anche quando aveva 18 anni. Posso solo accettare un attenuante, Carlotto malato. Allora ha costellato la sua deposizione di bugie. È come se Margherita fosse stata uccisa 2 volte, con l'assassino ancora libero. Quando ci sono dei casi in cui le parti lese non ritengono valida la sentenza, si sente sempre questa frase: è stata uccisa 2 volte. Come vi ripeto, è stata concessa la grazia, però a una condizione: che l'imputato non richieda un risarcimento alla giustizia. Adesso vorrei un attimino analizzare questo caso con voi. Allora, guardiamo le cose a favore, diciamo, di Massimo Carlotto. Allora, la difesa dirà che l'orario, quindi 17:30-18, Massimo Carlotto non avrebbe mai compiuto un omicidio in quel lasso di tempo, in quanto sapeva del rientro del cognato. Altro punto su cui la difesa farà perno: non si riesce ad accertare se siano macchie di sangue quelle sui guanti. Sembra incredibile,
oggi, però allora fu così. Per la difesa Massimo Carlotto poteva udire le grida di aiuto. Carlotto ha visto 6-7 colpi inferti. E se non fosse andato in caserma? Questo dice la difesa. Se Carlotto non fosse andato in caserma, non l'avrebbero mai colpato, perché probabilmente nessuno sarebbe risalito a lui. E gli abiti non erano sporchi, poche gocce di sangue. In più l'impronta, come abbiamo detto prima, che sicuramente pare non sia di Massimo Carlotto. E l'amica sente dare del lei. Puoi o può ritornare, perché qui cambia tutto. Poi c'è una mia opinione personale, che è questa, la vorrei dire anche se c'è un colpevole. Quando le sentenze non sono univoche, quindi non c'è colpevole, colpevole, colpevole nei tre gradi di giudizio, ma c'è anche una corte che nei tre passaggi della giustizia ritiene una sentenza completamente diversa, quindi dalla colpevolezza all'assoluzione, qui non si va al di là di ogni ragionevole dubbio, perché al di là di ogni ragionevole dubbio vuol dire che il giudizio sarà univoco. Questa è la mia opinione. Adesso vi dirò però quali sono i contro. Lui dirà che è andato in bicicletta in quel posto. In realtà poi fuggirà a piedi, quindi lasciando la bicicletta. Quindi è andato in bicicletta a piedi, perché i pareri sono discordanti. Per l'accusa lui non poteva udire le grida d'aiuto, mentre per la difesa poteva udirle. Quindi vedete lo stesso metro di giudizio da una parte e dall'altra. I colpi inferti per l'accusa sono stati mortali e quindi non avrebbe mai gridato aiuto, perché quando Massimo Carlotto presumibilmente è entrato in casa, la ragazza era già morta, cioè la ragazza è stata uccisa da Massimo Carlotto per l'accusa, in quanto i colpi erano mortali e lui si sarebbe inventato la storia di aver udito le urla. Poi i colpi sono 59, quindi è inverosimile che l'assassino si fosse nascosto nell'armadio, quindi avrebbe colpito 6-7 volte, perché Carlotto ne ha visti 6 o 7 di colpi. In realtà sono 59, quindi poi quando Carlotto scappa l'assassino esce dall'armadio e colpisce ancora. Poi è vero, lui dice si è presentato di sua spontanea volontà in caserma, dice la difesa, ma l'accusa dice certo si è presentato di sua spontanea volontà perché sapeva di essere stato visto da due persone. In realtà per l'accusa quelle parole e Massimo lui le avrebbe riportate perché le ha sentite quando ha ucciso la vittima, questo dichiara l'accusa. E poi l'accusa si chiede perché entra e non chiama subito la polizia. Certo, a volte avvengono delle, diciamo, ci si pone in un modo surreale quasi di fronte a queste situazioni. E poi c'è la fuga, quindi la latitanza, che in Italia quando si è latitanti è quasi una ammissione di colpevolezza. Adesso, per concludere, chi è oggi Massimo Carlotto? Massimo Carlotto vive in Sardegna e, come vi ho detto prima, è diventato uno scrittore di successo. Ha pubblicato il suo primo libro nel 1985 dal titolo Il Fuggiasco e di seguito molti altri. Sono storie quasi autobiografiche o di vita vissuta. I suoi libri sono dei polizieschi ben romanzati, senza dubbio, e si occupa anche come sceneggiatore di teatro. Ha ricevuto numerosi premi letterari. Se l'omicidio è stato compiuto da Massimo Carlotto, ha pagato solo in parte la sua pena.
Se, come sostengono gli innocentisti, non si è cercato nient'altro, concentrando tutte le attenzioni delle indagini su Carlotto, sbagliando tutto, probabilmente un assassino cammina ancora tra noi. Vorrei concludere questo episodio, perché se è vero, come diceva Gabriel García Márquez, cioè bisogna passare la prima parte della vita vivendo e la seconda parte raccontando, allora Massimo Carlotto di cose da raccontare ne avrà fino alla fine dei suoi giorni. E con questa frase vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Ciao a tutti.